Ciao a tutti i miei pargoli, ben ritrovati, torniamo a parlare di bonsai, pre-bonsai. Torniamo a fare una bella potatura estiva, anche se tutti dicono che in estate non si può mettere mano alle piante perché c'è sofferenza, perché il caldo, perché, ah no, attenzione, non fare quello, sta attento, giù le mani. Oggi invece noi facciamo una bella potatura, così andiamo a risistemare e a ribilanciare il vigore della pianta, utile per continuare a costruire, perché come sapete, se si usano i prodotti giusti, se si annaffia tutti i giorni la pianta, se si carica con un detonatore, si fa esplodere tutte le volte, ragazzi, noterete che ad ogni potatura ci sarà una risposta da parte del nostro bonsai. Quindi freddo, caldo, tiepido, noi continuiamo a costruire. Andiamo a vedere intanto 360 gradi, miei discepoli. Andiamo a vedere di cosa si tratta di un tridente, una pianta che, questo ce l'ho da parecchio, questa la conoscete bene. Quest'anno ho fatto una potatura super stretta, ho fatto anche una defogliazione. Nonostante le varie chiacchiere, come vedete, la pianta ha sempre risposto alla stragrande e quindi non vedo l'ora che si spoglia quest'autunno per andare poi a sistemare tutti questi rami e continuare la costruzione. Andiamo a vedere. Stasi vegetativa, pianta è ferma, non si muove, guardate, no, non si muove per niente, non sta facendo nulla, è ferma, guai, eh? Le cazzate, e quindi oggi, mamma mia, quel filo inizia a segnare, puttana come spinge, mamma mia, devastante ragazzi, i tridenti ragazzi quando prendono coppia, se coltivati come si deve, non ce n'è per nessuno. Andiamo a togliere un po' il filo qua, perché sennò entra veramente tanto sto giro. Sta spingendo come un animale satanato. Devo dire che ne sta facendo di strada, questa. Ho fatto un bel po' di. Ah, per quelli che dicono, fermi, che il filo non si può togliere con le mani, ma bisogna per forza con la tronchese. Allora, ragazzi, dipende, ok? Dipende se la pianta sta segnando un po', se il filo sta segnando un po' con due tronchesine, ta, 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 e si toglie e le trovate sul sito. Se invece la pianta, come in questo caso, se lo sta mangiando per colazione il filo, ragazzi, bisogna toglierlo. Cioè, quando bisogna toglierlo, quindi si sfila perché con le tronchesi non si riesce più ad andarci dentro. Tra l'altro, adesso non si vede neanche niente, però riuscirò lo stesso a toglierlo perché io sono, ecco qua, il dio del bonsai, ok? Quindi se il filo è entrato molto dentro, scherzi a parte, bisogna toglierlo sfilandolo, ok? Molti hanno paura di far danni. Se tenete fermo il filo con le mani, fate un pezzo alla volta, danni non ne fate. Poi, se il filo è entrato tanto, se fate dei danni, chi se ne frega, perché tanto ci sono già dei segni e quindi, ok? Come vedete, il filo è stato tolto. Perciò non è stato fatto nessun danno, quindi non mettetevi a piangere se c'è qualche cicatrice sui rami, non si vedrà più niente. Quando i rami saranno belli corteggiati, tosti, voi avete la pianta, mamma mia, anche qui, che è assolutamente a posto, ok? Come avete visto, ragazzi, la stasi vegetativa, sto paio di palle, cioè guardate che roba, ho messo il filo che era un mese fa praticamente, forse anche un mese e mezzo, anche 2 mesi fa, eh? Però come vedete è entrato tutto, quindi bisogna toglierlo per forza, perché quando entra così tanto a un certo punto si toglie. Attenzione però, non fate l'errore di togliere troppo presto, perché se no, ragazzi miei, tutte le volte bisogna andare a rifilare. Quindi se vi accorgete che tutti gli anni dovete andare a rifilare i rami perché da così sono tornati così, vuol dire che dovete riprendere un pochettino le basi del bonsai perché non state capendo la cosa fondamentale, che i lavori vanno fatti una volta e basta. Poi, per carità, ho due tirantini per risistemare lievemente, qualche perfezionamento c'è sempre, ma se tutte le volte dovete rifilare i rami, ragazzi, vuol dire che non avete capito niente oppure vi hanno spiegato male, ok? Stesso discorso per quanto riguarda i rinvasi. Se tutti gli anni siete sempre lì a tirare su e lavorare sotto, non avete capito come funziona la questione, ok? Quindi 10 passi indietro, mea culpa, mi scrivete, ovviamente vi presentate, grazie mille maestro, tu sei il mio maestro di vita, aiutami tu,
ti prego, non ho capito niente, perdonami, non ti ho ascoltato fino adesso, da oggi siete in buone mani, ok? Finiamo di vedere sta pianta, dai. Come vedete non c'è un problema da nessuna parte, sta vegetando, sta raddoppiando, sta sparando, e quindi questo mi fa capire, primo, che sto facendo un ottimo lavoro su questa pianta come su tutte le altre, secondo, che il prossimo anno, wow, sarò pronto per una bella esplosione ulteriore. Iniziamo a tagliare, come sempre, perché non ho bisogno di avere dei getti super lunghi, perché comunque la pianta deve stare dentro, che deve vegetare dentro, fondamentale. Quindi via tutta sta roba. E vi ripeto, se la pianta sta bene, se vegeta, lei caccia dritto e noi possiamo accorciare. Sempre qualche disturbatore su WhatsApp, bla bla bla. Via, si taglia. Ragazzi, non abbiate paura di tagliare, eh? Cioè, quello che io dico sempre, se state facendo le cose che vi dico io, ragazzi, noterete che due tagli non sono nulla per il vostro bonsai, cioè non sono veramente nulla, anzi, è semplicemente l'occasione per rinforzare ancora di più dietro, e lo dico da una vita, no? E lo faccio anche vedere da una vita, quindi quando i rami allungano, dovete semplicemente tagliarli. Per quelli che continuano a chiedermi dove cazzo bisogna tagliare e continuano a dirmi, ah, posso tagliare la terza gemma, no? Perché ancora dopo anni e anni non si è, molte persone non hanno capito che tutto quello che è stato spiegato fino adesso sono semplicemente delle cazzate senza senso, no? E quindi date retta a chi ha le piante, le campane, come sempre, non mancano mai. Date retta veramente a chi ha le piante vere, i bonsai veri, quelli da 2, 3.000, 4.000 euro. Quelle sono le persone che vi faranno capire una volta per tutte, questo ramo via, come si fanno a fare le cose, ok? Se invece guardate i video di quelli che spataccano sui ciclamini, noterete che l'anno dopo saranno ancora lì a spatacare sui ciclamini. Basta con le campane, per favore. Come vedete, ragazzi, quando io taglio guardo semplicemente la silhouette della pianta, cioè se un ramo esce di tanto lo vado a tagliare tanto, ok? Perché non posso assolutamente tenermi tutta sta roba qui. Via. Un sacco di rami che partono qua alla fine del ramo, che a me non mi servono, quindi quando sarà autunno questa parte qua salterà tutta. Questo è un pezzo di sacrificio che mi servirà dopo per sparare da dietro qua. Quindi prima faccio ingrossare il ramo, poi boom, da dietro, ok? Quello è il segreto. Quindi chi vi dice dovete pinzare subito appena l'acero butta fuori, dovete con le dita, ta, 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 ta. Lasciate stare per favore, perché siete a confronto con gente che non ha un'idea di come si fa a vivere, non soltanto come si fa a fare bonsai, ok? Quindi, visto che suonano anche le campane quando io parlo, questa è la prova tangibile che io sono anche il vostro maestro di vita, ok? Sono Claudio Bonsai do Nascimento. Cazzate a parte! Come vedete, ragazzi, non ho paura di tagliare. Non ho paura di tagliare, so perfettamente cosa potrà fare dopo la mia pianta, ok? Io sono Claudio Bonsai, la pianta vegeta, vegeterà anche dopo, lo so perfettamente, perché io continuo a dar da mangiare. Quindi il segreto di avere la pianta che lavora, che sta bene, che è super verde come le mie, è semplicemente andare a detonare tutte le volte, quindi caricare, track, boom! E concimare, e boom, e via, ok? Senza mezze misure, ok? Sto ricevendo un sacco di domande per quanto riguarda l'acqua da utilizzare per annaffiare le piante. L'ho già detto in altri 200 video. Ci tengo a precisare una cosa che secondo me è importante, no? Per evitare di spendere soldi in cose supplementari quando ancora poi dobbiamo cercare di iniziare a capire, a ragionare come degli esseri umani, no? Perché sennò tutte le volte
magari spendiamo 20 euro per un ciclamino e 1000 euro per un impianto osmosi che non serve a un cazzo, ok? Lo dico adesso, voglio che sia chiara sta cosa, perché è ovvio che se abitate in un posto che sarà l'1% della gente dove abita, che lì c'è l'acqua, che dentro c'è il calcare, che Dio buono, che non si beve, che c'è il sale dentro, ci può anche stare, no? Che vi comprate una sorta di marchingegno per dare all'acqua, però prima di tutto, ragazzi, ci vuole il bonsai. Cioè, per fare il bonsai serve il bonsai. So che sarò stronzo, so che io sarò quello che ogni volta ha una critica che vi dice no, quello non va bene, quello non va bene, cazzo stai facendo. Però ci tengo a precisare che la prima cosa fondamentale è fare budget e comprare le piante che poi vi serviranno per continuare a coltivare. Perché se no, e ve lo dico da amico, perché io potrei essere il primo a vendervi un impianto osmosi marchiato Claudio Bonsai, potrei essere privo a dirvi no ragazzi, io annaffio soltanto con impianto osmosi, perché se c'è un granello di sale nell'acqua muore tutto, muore tutto. Potrei essere privo a dirvi domani lezione 50 euro dove vi spiego perché l'acqua del rubinetto non va bene, ma non è così, ok? Io annaffio con l'acqua del rubinetto da 20-25 anni, perché sono 20 anni che faccio bonsai, ho sempre annaffiato con l'acqua della rete idrica, come vedete problemi non ne ho, ok? Quindi smettetela, smettetela di dar retta alla gente che vi spiega il pH e quanto deve essere grande la granulometria del terreno, le maree e la luna, ragazzi, tutto, un sacco di informazioni che per carità vi piacciono, ve le volete bere? Perfetto, tirate fuori i soldi e andate avanti così, però devono essere le ultime cazzate che guardate stasera e poi da domani basta puttanate, da domani si carica bomba, si fa allungare sti cazzo di rami, si impostano, si tirano giù, si fa entrare luce e si pota, ok? Basta, non voglio più sentir parlare di corsi, corsi base, il corso di quello, di quell'altro, ragazzi, se volete imparare a fare qualcosa posso garantirvi che su questo canale avrete sempre a che fare con la verità assoluta. Molto spesso la verità fa male, è scomoda, è un pugno in faccia, ok? Vi fa capire che non capite un cazzo di bonsai, però posso garantirvi che avrete dei risultati che il 99% della gente non ha, ok? Questo perché? Perché il 99% della gente si sbaglia, ok? In qualsiasi settore. Questa è la verità. Se parlate con persone di qualsiasi settore, noterete che tutti hanno una loro opinione, però soprattutto nel bonsai nessuno ha delle piante serie. Quindi dai, 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 ciclamini a tutta randa, cagate senza senso, ok? La terretta numero 1, come vedete anche oggi abbiamo fatto un po' di manutenzione, abbiamo potato i rami e siamo rientrati per quanto riguarda la silhouette della pianta, quindi abbiamo bilanciato anche questa volta il vigore, no? Quindi chi vi dice che non si può fare perché è inverno, è estate, è autunno, perché no, di qua, di là, non si può concimare, fategli vedere sto video, così se accetta la verità, da domani questa persona potrà iniziare a fare bonsai seriamente e avere delle piante di valore, di spessore, potrà magari rivenderle, no? E fare dei bei soldi. Se invece non si accetta la verità, ragazzi, si continua a fare i ciclamini, ok? Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video, state bene, lasciate un bel mi piace, condividete questo video con i vostri amici bonsaisti, andate su claudiobonsai.com, prendete protocollo nucleare, visto che è in offerta, c'è uno sconto dalla Madonna, spedizione gratuita, e da lì in poi noterete che fare bonsai in un certo modo è come il giorno e la notte, ok? Noterete che a un certo punto le piante si svegliano e chissà perché iniziate a fare bonsai seriamente e noterete che in un anno, ok? In un periodo stretto solo di un anno, noterete che la pianta diventa il triplo o il quadruplo di prima. Lo stavo dicendo in cinese, di prima. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti ragazzi, fate i bravi. Prossima settimana, masterclass, vi voglio tutti presenti, ok? Una bella diretta di 1 ora e mezza. claudiobonsai.com, ci vediamo nel prossimo video, fate i bravi e ciao a tutti.